la notizia di questo pomeriggio, ovvero il terremoto con epicentro nel mare Adriatico, avvertito distintamente anche in Abruzzo e in altre regioni centrali e meridionali. Poco prima delle 15, per la precisione alle 14:47, una forte scossa di magnitudo 5.2 è stata chiaramente avvertita, soprattutto lungo la costa, da Ancona a Foggia, ma anche all'interno, in Campania, Basilicata e Lazio. L'epicentro infatti è stato nel mare Adriatico, a 90 km dal promontorio del Gargano e a circa 30 da alcune isole della Croazia. Successivamente ci sono state diverse repliche, seppure di intensità minore. A quanto risulta non ci sono state segnalazioni di feriti o danni ad edifici, ma naturalmente la preoccupazione è stata tangibile, si sono viste persone scendere in strada. Ora però è in collegamento da Pescara Gigliola Edmondo, che può parlarci proprio di questo clima di preoccupazione tra la gente proprio dopo la scossa di terremoto. Buonasera Gigliola. Buonasera a te Paolo, con Diego Martelli ci troviamo in Piazza Salotto, Piazza della Rinascita a Pescara, e come dicevi tu, il capoluogo adriatico, come altri comuni della costa abruzzese ma anche dell'entroterra oltre che del centro Italia, in questi comuni è stata avvertita distintamente la scossa di terremoto delle 14:47. Ricordavi tu la scossa di magnitudo 5.2 è stata avvertita nel capoluogo adriatico a Pescara, la gente è scesa in strada, c'è stata un po' di preoccupazione, ma proprio subito dopo la prima scossa, tu hai parlato anche delle successive, ma la prima è stata quella avvertita distintamente in Abruzzo. Se in regia Roberto Cherchi, il nostro regista, è pronto, possiamo mandare le interviste. Buonasera, lei ha sentito il terremoto? Sì, sì, si è sentito chiaro, si è sentito a casa, i lampadari giravano come le trottole. Sì. Come l'ha sentito? No, si è sentito proprio, io l'ho sentito, ma adesso non lo so, gli altri se hanno sentito, perché ho chiesto a qualcuno ma non si è sentito da qualche altra parte, a casa si è sentito. Sì, sì. Lei abita, che piano abita? Al terzo piano. Sì, 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 il terzo piano, e si è sentito abbastanza forte, l'ho sentito perché i piedi si muovevano e i lampadari poi più che altro che si muovevano. Non stavo prestando attenzione, non pensavo che fosse stato un terremoto, pensavo un leggero dolore di testa, qualcosa così, una cosa personale, non pensavo totalmente al terremoto, quindi non stavo pensando al terremoto, quindi mi sono sentito un attimino a spostarmi con la sedia, ma appena un po', quindi poi sentendo l'allarmismo mi sono reso conto che quello che avevo sentito era una scossa di terremoto. Io abito a Città Sant'Angelo. A Città Sant'Angelo? Sì, Marina, sì. E che cosa hai sentito? Io stavo fuori al parcheggio della macchina, i miei, mia mamma e mio figlio è uscito fuori, mi stavano ad allarmare che avevano sentito una scossetta, poi adesso non so in che termini, in quale... Non, io fuori, ripeto, non l'ho avvertito. Ah, non si è avvertito più di tanto. Però dentro poi hanno notato tipo no. Qualcosa. Quello l'hanno notato i miei, sì, quello hanno alzato lo sguardo al lampadario, si muoveva, quello sì. Però più di tanto poi sono rientrato, non ho avvertito altro. Senza, diciamo, spaventarsi sì, senza spaventarsi più di tanto. Sì, come no. Okay. Non saprei in che, dove l'ha fatto, insomma, in che termini, ecco. Okay.